Erano arrivati a Vico nel Lazio alla fine di ottobre dello scorso anno 25 richiedenti asilo africani, ospitati presso il centro di accoglienza straordinario gestito dall'associazione Integra Onlus. La protezione civile del piccolo comune in provincia di Frosinone ha impegnato alcuni di loro come volontari nella raccolta differenziata dei rifiuti, nella pulizia delle strade e nell'attività di manutenzione boschiva antincendi. Per noi è una risorsa, anche loro almeno non si sentono, diciamo, messi da parte, quindi si sono integrati nel tessuto sociale del paese. La gente in un primo momento era un po', non vedeva di buon occhio, comunque adesso ha visto, diciamo, che prima che si comportano bene, poi, diciamo, stanno dando una mano al paese. Inizialmente ci siamo un po' spaventati, penso che faccia paura a tutti una cosa del genere, però poi l'integrazione è anche giusta. E dopo un blitz antimigranti messo in atto da un gruppo di attivisti di Casa Pound ad un mese dall'arrivo dei richiedenti asilo, tutta la popolazione si è messa dalla parte dei giovani africani, che ora sono contenti di rendersi utili per l'intera comunità. Siamo qui con il sindaco, davvero una brava persona, dice questo immigrato proveniente dal Mali. Un altro cerca di esprimersi con qualche parola in italiano. Noi andiamo a lavoro con il sindaco. Allora, è volontaria. La gente ora ha imparato a conoscerli meglio ed apprezza il loro impegno. Mi sembra un ottimo modo per metterli alla prova e dimostrare a tutte le persone che sono ragazzi validi, intelligenti.